costruito presso i cantieri di Belfast, il Titanic rappresentava la massima espressione della tecnologia navale del tempo ed era il più grande e lussuoso transatlantico del mondo. Durante il suo viaggio inaugurale da Southampton a New York, entrò in collisione con un iceberg alle 23:30 ora della nave di domenica 14 aprile 1912. L'impatto con l'iceberg provocò l'apertura di alcune falle sotto la linea di galleggiamento, allagando i primi 5 compartimenti stagni, il gavone di prua, tutte e tre le stive postali e il locale della caldaia 6 del transatlantico, che 2 ore e 40 minuti più tardi provocarono l'inabissamento della nave facendola spezzare in due. Alla testa del Titanic c'era il comandante Edward Smith, al suo ultimo comando dopo una carriera durata oltre 40 anni. Egli volle al suo fianco un comandante in seconda, più esperto di quello che gli era stato assegnato. All'ultimo momento chiese quindi alla compagnia di trasbordare Henry Tingle Wilde sul Titanic, almeno per il viaggio inaugurale. Sembra che Wilde non fosse entusiasta di dover partire sul nuovo transatlantico e prima dello scalo a Queenstown scrisse alla sorella: «Questa nave continua a non piacermi, mi dà una strana sensazione». Mm-hmm.